L'anno è nuovo, ma i problemi restano sempre quelli vecchi. In questo caso il pessimo stato di manutenzione di molte strade a Taurianova. Qui ci troviamo nella centralissima via che porta alle scuole elementari. Alla nostra destra c'è la caserma dei carabinieri, ma basta puntare la telecamera sull'asfalto per vedere le pessime condizioni, fra cui una grossa buca che già è stata artefice di numerosi danni ad autovetture che sono finite dentro. Ma come questa buca ce ne sono tantissime altre a Taurianova che nelle immagini vi faremo vedere. Strade dissestate, strade maltenute, strade che basterebbe quotidianamente, non appena si formano le buche, con un'attività di minuto mantenimento provvedere a riparare. Ci domandiamo, ma si può fare questo? O bisogna aspettare che una strada divenga dissestata a questi livelli per poi intervenire con gare d'appalto, bitumazione e altro? È una questione di metodo, una questione non soltanto burocratica, ma probabilmente di buonsenso. Vediamo questa vettura come passa molto lentamente, onde evitare le buche. C'è riuscita, ma non tutti ci riescono e quella buca ha fatto lavorare tantissimi gommisti a Taurianova. Può darsi pure che sia un metodo questo per vitalizzare un'economia altrimenti asfittica, ma non è giusto che lavorino soltanto i gommisti e coloro che vendono copertoni e cerchioni di auto. È meglio che le strade siano in garanzia, perché una moto, una bicicletta potrebbe cadere in quella buca e le conseguenze per il centauro o il ciclista potrebbero anche essere tragiche.